3, 2, via. Inseguimento schivato. Che ingresso! Devo uscire dalle fogne, dove sei? Sono il re della melma. E ho perso del tempo a trovarlo. Ecco Crane. C'ha capito, devo entrare nelle fogne. Accetta un'offerta a regalo. Dove cazzo è? No, ma scusa, sono i bastardoni, bastardo. Tu non puoi uccidermi. Non puoi sconfiggermi. Cudurius. Io non ti posso sconfiggere. Non puoi neanche raggiungermi. Perché? Salgo sopra. Così. No, dai, non cadere. Ah, sono caduto. E sono morto. Ah. Come cazzo salgo qua? Ok, sono salito. Prendo l'ascensore e sto salendo, Raiz! Eppure continui a... Ah, rendo, storto. A provarci. Permettimi di offrirti un po' di accompagnamento. E pure la musichina, musica della Raiz. Sofferenza, suonata dagli schiavi. Ideale per uno schiavo. Forza! Vai più veloce! Maledizione! Maledizione! Ci stavo cadendo di nuovo! Via, via, via! Quanto riesco a scappare da ste cazzo di fogne? A qua raggiungo, sì! Sì, che sono tornato a metà tragitto e ho detto che c'è la bambina che urlava. Che musica mi ha messo? Esci dalle fogne, vai, l'ho fatta. Merda! Quanto sono? Sì, ti è spiegato. Ok, ti ho raggiunto. Cazzo di musica. Merda, merda. Sono un vostro amico. Merda! Crane, Raiz ha detto che saresti venuto. Ma c'è un ascensore, facile, dai. Cazzo succede? Su. Ecco, che ci si guadagna a cercare di sopravvivere. Raiz ci ha traditi tutti. Vado di sopra, Karim. Salgo e ammazzo quel figlio di puttana con le mie stesse mani. Non... Da questa parte... Abbiamo messo delle mine sui... due piani sopra di noi. Attraverso il secondo blocco. Più in alto che puoi. Poi... torna indietro. Guarda questo piano. Sei arrivato all'ascensore? Sto salendo, mezz'ora. Nell'ascensore. La musichina, no. L'ha messa la musichina. Sì, tipo musica araba, non sei musica. Ok, stanno aprendo le porte dell'ascensore, anzi l'ho aperto io. Ho fatto bene a sparargli. Alcuni potrebbero pensare che non è sportivo prenderti di mira in questo modo.
Ti preferivo quando non eri così fottutamente loquace. Ma la considero una sorta di pareggio dei conti. È un concetto che riesci a comprendere. Bastardo. Bastardo. Visto. Rivale. Ma com'è qui? Allora. Oh, mi sono perso. Adesso credo come cavolo si sale da qua. Ma da cavolo si sale. Certo, cazzo, andare! Sto fermo. Ciao. Merda. Ciao ragazzi, state tutto bene? Anche io. Ok. Hai già parlato con Karim? Sì. Okay. Senti, devo andare di qua. Ciao ragazzi. Vi voglio bene. Oh madonna. Merda, è finita la mia meditazione. Via. No! Mannaia, Garia. Porca troia, porca! Dove cado? Guarda come cadono! Zitto! Dove sei? Cioè, non ho capito come cavolo si muove. Non ho capito dove cazzo devo andare avanti io qua. Ma tu però con la se ci sono tutte le cose pronte a esplodere, giusto? No. Tutte quelle bocce blu. Ecco qua. Avanti. Che cazzo è che è esploso? Ti devi esplodere? Boom. Stanno esplodendo un sacco di cose, come mai? Ah, ora sto salendo. Ah, bello. Ma che cazzo è? Ah, mamma mia che grosso. Il voto decisivo spetta a me. Ehi. Considerati espulso. Merda! Il voto decisivo spetta a me. Considerati espulso. Vai, ce l'ho fatta. Sai quanti uomini mi hanno superato in combattimento prima d'ora, Crane? Quanti, bastardo. Oh merda. Che tutti esplodono, sono abbassati. Questo è quella torretta gialla che sto salendo. Mai. Sì, sì, io l'ho superata già quella. La gru credo sia. Sì, sì. E si sono messo un po' indietro, per un sacco di tempo. Ho capito dove fossi. Dove sei nascosto, stronzo? Purtroppo per te è un club che intendo sciogliere. Piano piano. Piano piano. Via.
Ci vuole calma. Il sangue è freddo. Povero Crane, consumato dalle emozioni. Ci vuole ossessionato calma. Dal bisogno di vendicarsi. Sì, merda. Divorato dall'odio. Certe sensazioni rendono deboli. Piano piano. Andiamo piano piano. Piano piano. Ok. Dai, sta partendo il video finale, mi sa. Perfetto, l'ho raggiunto, vediamo cosa vuole dirmi il tipo. Ok. Vai. Dai. Merda. Ecco di qua, merdaccia. Ecco di qua, Raiz. Oh. Così ci ritroviamo. Sono arrivato. Il che vuol dire che questo non mi serve più. Oh. Con o senza quello, Suleiman, sei morto. Su, Crane. Non fare finta che non ti importi. Quante vite dipendono da questo disco? Centinaia? Migliaia? Forse miliardi. Su una cosa hai ragione, Crane. Suleiman è morto. È morto con suo fratello, in questa città. Tu non sei nemmeno di qui. Tu non sai cosa significhi soffrire. Minchia, ogni volta che vince la cavola sbaglio la sequenza. Te lo insegnerò io. Soffrirai con me, Crane. Affanculo, l'ho ammazzato. Basta, acqua ricciuccia a me, sta pazzo. Sì. Adesso. Forza, non puoi resistere. Fallo. Non mi opporrò, proprio come hai ucciso Tahir. Per coltellarsi in pancia. Vaffanculo, stronzo. Vuoi che detti io le regole? Ecco la regola numero uno. Passerai il resto della tua vita del cazzo a soffrire. Non lasciarmi così, Crane! Dimostra di essere un vero uomo! Cazzo, vendicati. Chiudi quella bocca di merda! Si possono ribaltare. Se fossi stato intrappolato ad Arran, questa ferita mi avrebbe ucciso. Ma ora tu sei appeso tra la vita e la morte. Mentre il GR è in attesa di portare me all'ospedale, ti do l'onore di decidere il tuo destino. Dammi il disco, così ci sarà almeno una possibilità che Arran sopravviva. E farò in modo che la tua morte sia indolore. Oppure continua a combattere e condanna la tua città a perire con te. Ok, ok, ecco. Due. Che te ne pare della mia decisione, stronzo? Thank you.
cosa volete? Reis ci ha già detto di avere i dati dello scienziato morto. Ci interessa solo la cura. Ti stiamo offrendo una chance. Trova il resto dei dati e vieni con noi. Mi vengono in mente un sacco di motivi per mandarvi a fanculo, ma facciamo finta un attimo che non mi crediate stupido. Mi serve la cura. È qui, in città, da qualche parte. Di certo non farete stronzate in stile ministero. Cray, ma te ne fotte davvero qualcosa di questa gente? Non sei uno di loro. È solo un lavoro per te. Non più, mi farò sentire quando avrò deciso che cosa fare. Sono Camden. Sì, la sento. Che c'è, dottore? L'analisi dei campioni di tessuto si è conclusa. E i risultati sono... Beh, dire fenomenali sarebbe poco. Crane, se recupera i dati di Zer, una cura è sicuramente possibile. Va bene. Ne parliamo quando ci rivediamo. Che parla. Conoscete la procedura. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. È finito il gioco. Così.